partiti col possesso dei giocatori del Belgio. Francia che si affida dunque a questi 11 per cominciare il match. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio. De Bruyne! Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Si riprende a giocare con il Belgio che è avanti. Dembélé, Antoine Griezmann, Pogba. Prova a salire la Francia. Palla ancora per Pogba. Mbappé! Il portiere in presa sicura. Kevin De Bruyne. Ecco Lukaku. Palla vagante adesso. Pogba, Mbappé, Martial, ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Lukaku, hanno spezzato bene la trama qui. Ecco Hazard, palla buona per De Bruyne, brivido per i tifosi ma il pallone esce. Griezmann. Lottin. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Meunier. Mertens. Guadagna metri Griezmann. Ottima lettura, recuperano il pallone. Dembélé. Mertens. Attenzione a De Bruyne. De Bruyne! Sicuro? Intervento del portiere che fa impresa. Pogba. C'è il vantaggio. Sarà calcio di punizione dunque contro la Francia. C'è spazio per andare. Buona la chiusura. Palla vagante adesso. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. Lukaku. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Mbappé. Dembélé. Mbappé. Potrebbe trovare il pari. Martial! Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match a loro vantaggio. Ha sfruttato veramente al meglio questo cross. Sì, ha scelto bene il tempo, l'ha messa dove voleva. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Dembélé. Buona triangolazione. Witzel. Ecco Lukaku. Occhio a De Bruyne. Perde palla. Mbappé. Dembélé.
Antoine Griezmann. Digne. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Lottin. Dembélé. Dries Mertens. Kevin De Bruyne. Lukaku. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Dries Mertens. Belgio si avvicina all'area. E l'arbitro dice che può bastare. Gara che riprende con la Francia in possesso di palla. Paul Pogba. Sidibé. Guadagna metri verso l'area. De Bruyne. Buono il dive by. Ecco Lukaku. Ha il pallone del possibile vantaggio. Attaccante che era partito tutto solo verso la porta avversaria, forse è arrivato un po' stanco al tiro. Aveva fatto tutto bene, tranne la conclusione, sarebbe stata una ripartenza perfetta. Guadagna metri. E possono ripartire. Witzel. Mbappé. Dembélé. Occhio al tocco per Griezmann. Non è finita, palla ancora pericolosa. Palla schizza via dopo il contrasto. Perfetto oggi nei passaggi. De Bruyne. Mertens. Witzel. De Bruyne. Lukaku. Occhio a De Bruyne. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. Un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere, considerando quanto manca da giocare. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Allenatore richiama in panchina il giocatore e il pubblico, sentite con quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo. Dalla sua espressione si capisce che nemmeno lui è soddisfatto per come ha giocato oggi. Ci si aspetta adesso la reazione francese. Occhio all'avanzata della Francia. Lukaku. Kevin De Bruyne restituisce bene il pallone, cerca la porta, si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Ci sono evidentemente delle responsabilità da parte del portiere in questa partita certamente non brillante. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Kanté. Mbappé. Pogba. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Si avvicina all'area. Giocata intelligente di Mertens. Intercettano bene il pallone. Hazard. Palla buona per Hazard. Lloris dice di no. Difende il pallone con caparbietà nonostante il pressing. Coman. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone.
Lukaku. Mertens cerca l'appoggio al compagno. Coman. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Witzel. Conquistano un buon pallone al centrocampo. È stato fermato dal difensore. Buono l'appoggio. Premia la corsa sulla fascia. Attenzione a De Bruyne. Occhio a Mertens. Lukaku! C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Intervento pulito sulla palla. Ecco Lukaku. Palla vagante adesso. Occhio ad Hazard che avanza. Palla buona per De Bruyne. E il pallone entra ed è gol! Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Tre gol e nessuna voglia di fermarsi. Sì, non mi stupirei se arrivasse anche il quarto. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Digne. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Kanté. Mbappé. Ancora su Pogba. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Chiedo a Stefano Nava un giudizio sulla partita di De Bruyne. Ti è piaciuto? Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pierre. Il primo scontro fra queste due rivali si è risolto con una sconfitta difficile da mandar giù. Sono sicuro che assisteremo ad altre sfide tra queste due formazioni.